Direi che per me oggi è un giorno emozionante perché una volta ogni tanto capita anche al sindaco di avere delle soddisfazioni. Dopo tanto lavoro, tanto impegno, vedere un'opera realizzata, quantomeno a questo stadio, è una soddisfazione. Il bando faro è stato uno dei primi temi che la nostra amministrazione ha affrontato appena si insediò nel 2017. È stato un tema che abbiamo affrontato subito, diciamo, con un percorso molto interessante, perché abbiamo, grazie, devo dire, al contributo di idee di Luca Olivieri, perché bisogna dirle queste cose, perché le cose non si mettono in moto da sole, si mettono in moto grazie alle idee che sono innovative e che poi vengono condivise da chi è capace di condividerle. In questo caso il grazie va alla Fondazione, perché veramente la Fondazione ha compreso il valore di questo progetto. Anche il valore di quella che è stata l'evoluzione di quello che era il progetto di base che aveva, diciamo, concorso al bando faro. Beh, intanto è molto importante che si sia arrivati oggi a questo punto, a una preinaugurazione, per far vedere a tutti voi come questo intervento possa dare lustro a Mondovì Piazza. Lustro, e speriamo anche come fondazione sia da volano a tante iniziative, a un luogo splendido che merita di essere recuperato e riportato a una vivibilità che ormai manca da alcuni anni. Venire a piazza e vedere pochissime attività imprenditoriali e di conseguenza vedere immobili non più vissuti fa piangere il cuore. Per cui auguriamo che con questo intervento importante di fondazione sia veramente da volano a tante iniziative. Come sapete, nel 2017 io e Ezio eravamo già allora in consiglio di fondazione con i rispettivi ruoli. Abbiamo pensato di dare una voce importante a tre grandi progettualità alle tre zone della nostra provincia sulle quali la fondazione opera: Cuneo, Alba e Mondovì. Per Mondovì la scelta che è stata appunto fatta, come vedete, questo polo delle orfane, un immobile che aveva necessità non solo di essere ristrutturato, ma essere ripensato anche da un punto di vista culturale. Perché noi pensiamo che riuscire a dare dignità a un luogo che ha tanta storia, ma soprattutto ha tante possibilità di diventare un luogo di incontro, sia una delle iniziative che Fondazione ha il dovere di perseguire. Vedete, i ringraziamenti che noi riceviamo sono ringraziamenti sentiti, sono ringraziamenti che però possono in qualche modo anche essere superflui, perché noi lo sentiamo come un dovere, quello di restituire, di far ritornare alle nostre comunità tutto quello che riusciamo a produrre, perché la nostra attività certamente è un'attività la più bella del mondo, mezza giornata. A volte dico che bisogna prima iniziare a mettere fieno in cascina, a recuperare il denaro per poi poterlo destinare a queste opere. Per cui quando possiamo intervenire in iniziative di questo tipo vuol dire che nel passato qualcuno ha agito bene ed è riuscito a mettere da parte, investendo bene il proprio patrimonio, risorse così importanti. Un'altra parte della nostra bellissima città, un'altra parte di piazza che purtroppo, come tutti sapete, non ha più né la caserma, né l'ospedale, né il tribunale e quindi si è svuotata un po', possa ritornare a vivere. Ecco, quando abbiamo fatto questo progetto faro è stata una delle mie prime occasioni di investire molto sulla mia città. Non ho avuto dubbi e insieme al Presidente, insieme a tutti gli altri colleghi del Consiglio di Amministrazione abbiamo scelto di investire un investimento importantissimo su quella che era questa struttura. Io ero venuto a vederla allora e vederla adesso chiaramente mi fa molta gioia. Sicuramente dovremo ancora farci dei lavori, ma quando sarà tutto finito questo sarà
un polo di attrazione importantissimo per quello che è la nostra città, insieme alle altre cose che sono state fatte sia dalla Fondazione sia dal Comune, perché Piazza dovrà diventare un polo turistico che aiuterà sicuramente tutta la città a rinascere. Un po' di orgoglio ce l'ho perché siamo i primi, non diciamo a inaugurare, però a poter essere a fare una presentazione alla stampa. Ecco, questo nei confronti dei miei colleghi un po' mi inorgoglisce perché siamo partiti tutti assieme, quindi a volte dicono sempre che partire per primi e arrivare anche primi è un buon vantaggio anche quando faremo delle altre discussioni. Ci ha seguito in un intervento non facile, come tutti gli interventi di ristrutturazione le sorprese sono all'ordine del giorno e in loro insomma abbiamo avuto un supporto non indifferente, quindi grazie a tutti.